Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi parleremo di come esporre i vostri manga. Prima di iniziare però la classica premessa, ovvero questo video ragazzi sarà veramente molto veloce, infatti ero incerto se caricarlo qui sul canale YouTube o sul gruppo Otaku Inside. Allora ho chiesto qualche parere a qualche mio amico e YouTuber, mi ha detto ma no, Fra, è una bella idea, caricala su YouTube. E dunque eccoci qua. Dunque spero che anche voi utenti, diciamo così, l'appreziate. Fatta la solita premessa, io sono sicuro che voi in casa abbiate almeno un manga, un'edizione speciale, una variant, un'esclusiva, un'edizione giapponese, che più ne ha più ne metta, per farvela breve. Bene, non vi sembra un po' un peccato queste edizioni qui, diciamo così, metterle in libreria, no? Chiuderle qua dentro. Ovvio, fanno una bella figura, tutte belle messe in fila, ordinate, pulite, però secondo me, diciamo così, alcune edizioni, quelle molto belle, quelle esclusive, quelle proprio da far vedere, da mettere in mostra, è proprio belle metterle in giro per la camera. Magari viene un vostro amico, infatti quando vengono i miei amici dicono va, ma che figata, cos'è quel volume? Perché l'ho messo in mostra, cioè me lo vedono in camera mia parlo. Bene, e dunque qui entrano in gioco questi qui, che sono dei semplicissimi porta piatti, esponi piatti, non saprei neanche come chiamarli. Li ho visti per la prima volta al Mandarake di Akihabara, adesso non ricordo neanche più, nel 2019. Ho detto, aspetta un attimo che gli rubo subito l'idea ai giapponesi. Mi sono subito precipitato in un 100 yen shop e ne ho comprati però tipo 5-6 di questi. E ovviamente li ho subito utilizzati, scusate l'abbassamento di voce, ma e sono sempre andati da Dio, ecco. Poi ovviamente li ho finiti e mi sono un po' dimenticato. Ho detto, vabbè, amen, tanto adesso non c'ho più da esporre niente, sono a posto. Poi durante la quarantena non avevo niente da fare, sono capitato su AliExpress e mi sono apparsi in home proprio loro e dunque ho detto vai li compriamo. Li ho pagati 10 di questi, li ho pagati solamente 2 euro. Ovviamente li trovate anche in Italia, costano dai 10 ai 15 euro visto su Amazon, dunque vi direi se avete tempo prendeteli dalla Cina, se no li prendete su Amazon e siete belli a posto. Dunque per tirare le somme, Francesco, cosa ci consigli di fare? Molto semplicemente prendete il vostro esponi piatti, ora lo chiameremo esponi manga, ci mettete sopra la vostra edizione del manga e finito qua. Sarà ovviamente stabile, dunque evitano che cadano e secondo me danno un tocco in più alla camera. Ora, ho detto faccio questo video qui perché intanto staranno passando sotto delle clip per farvi capire. Ho detto lo faccio perché quando mi mandate le vostre video collezioni, foto, mai nessuno fa questa cosa. E veramente pochi mettono magari un unico manga in esposizione davanti agli altri. Però il problema è che non c'è niente sotto, dunque è veramente molto facile che cada. Invece con questi qui, con un costo irrisorio, voi vi garantite il manga solido, cioè dunque che non vi cada, ma soprattutto figo, cioè veramente, su me aggiunge veramente figaggine alla camera. Intanto che c'ero ho recuperato anche quelli per gli artbook, cioè nel senso non sono per artbook, sono quelli per i piatti grandi, però io li chiamo per artbook o per libri, e poi ho recuperato quelli diciamo via di mezzo, diciamo così. Ora, il mio consiglio è questo, per i manga utilizzate quelli che vi ho mostrato prima, che trovate in descrizione con scritto questi per i manga, e le dimensioni sono perfette, se volete prendere anche di un centimetro in più, nessun problema. Invece per gli artbook e i libri dovete giustamente vedere voi la grandezza, ovvio i manga più o meno sono sempre della stessa dimensione, gli artbook e i libri giustamente cambiano anche di diversi centimetri. Dunque per esempio questo l'ho preso per l'artbook di Sword Art Online, visto che è molto grande, e questo qua invece l'ho preso per magari dei libricini un pochettino più contenuti, ma che sono comunque più grossi rispetto ai manga. Dunque ragazzi, spero ecco che questo video sia stato utile, vuole essere un video utile, dunque ditemelo molto sinceramente se è una cosa di cui non ve ne può fregare niente, oppure dite, ah però figo, magari potrei farlo. Dunque ditemelo qua sotto nei commenti, mi farebbe veramente molto piacere. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!